La pace del Signore sia con tutti noi. Una buona serata a tutti quanti. Dio volendo, questa sera avremo una serata molto, molto, molto positiva nella fede di Dio e di Gesù. E tutta la notte e tutto il giorno che sento questo forte impulso da parte di Dio e di Gesù. Certamente il nemico mi ha travagliato molto oggi, ma la forza e la potenza di Dio è stata più superiore del nemico. E questa sera, innanzitutto, vi leggo quello che ho scritto. Sorella, e grazie mio caro fratello, e grazie per le belle parole che scrivi. Io vi benedico a voi e tutte le vostre famiglie. Da oggi in poi nelle vostre famiglie ci saranno moltissimi missionari, come è vero che Dio ci ama. Alleluia, amen. Adesso ve lo faccio ripetere in inglese. Thanks, my precious sister, and thanks, my dear brother, and thank you for the beautiful words that you write. I bless you to you and all your family from today, and then in your families there will be missionary as much as missionaries, that God loves you. Alleluia, amen. Adesso ve lo faccio ripetere in tedesco. Danke, mein schönes Schwester, und danke, mein lieber Bruder, und vielen Dank für die schönen Wörter, dass Sie schreiben, dass ich Ihnen und Ihrer ganzen Familie von heute in Ihren Familien danken werde. Missionars wie Möglichkeiten, die Gott lieben. Amen. Adesso ringraziando il Signore, vorremmo prima di ogni cosa pregare per la buona riuscita che il Signore stasera ha cercato di mandarmi questi impulsi. Gloria a Dio e a Gesù Cristo, il nostro amato fratello Salvatore di tutto l'universo. Padre Santo, Dio d'amore, giunto a questo punto ci arrendiamo nelle tue mani. E ti vogliamo presentare stasera, Signore, questo bellissimo passo nella parola che tu hai fatto scrivere dai tuoi servi, in Prima Corinzi 13. Sì, Padre, noi siamo vuoti stasera su quello che dobbiamo dire nella parola tua. Neanche
Ho avuto il tempo di leggerlo stasera, questo bellissimo passo, ma soltanto l'idea che mi hai messo nella mente e nel mio cuore di tutta la notte e tutto il giorno, sono sicuro che tu mi riempirai con la tua potenza e grandezza dall'alto. Oh, buon Padre Celeste, e non solo in quello che dobbiamo dire stasera, che ci riempirai, ma anche di benedizioni eterne in tutto il tempo che staremo qui accanto a te e anche quando andremo a dormire. Siamo sicuri che tu ci cullerai con la tua potente mano tra le tue braccia. Oh, buon Padre, sento le tue vibrazioni, Padre. Grazie, come oscilli bene. Alleluia, papà. Tu sei il santo per tutto l'universo, Padre. E stasera, Padre, siamo sicuri che non solo che ci riempirai totalmente di benedizione, di salute, di potenza, di Spirito Santo e di ogni cosa, Padre, non solo a noi che siamo qui presenti in questa chat, ma anche quelle che abbiamo nei dintorni di casa nostra, lungo le strade dei nostri paesi e lungo la via di tutto l'universo, Padre. Dove c'è un ammalato, Padre, dove c'è un ospedale, dove c'è una clinica, siamo sicuri che tu stasera passerai il tuo angelo, Padre, per benedirli come quando passò nell'Egitto in ogni porta dove non c'era il sangue dell'agnello, veniva distrutto, e dove c'era il sangue dell'agnello veniva salvata quella casa. E stasera, Padre, sicuramente quest'angelo passerà, e ove qualcuno ha dato il suo cuore e la sua anima al tuo figliolo Gesù Cristo, siamo sicuri che tu questa notte e questa sera farai giustizia. Grazie, Padre, per questa gioia che tu hai messo nel cuore e nell'animo mio questa giornata, la nottata precedente e questa sera, Padre. Grazie, Padre, per questa potenza dall'alto che tu ungi il tuo servo, Padre. Grazie, Signore mio Dio, Padre mio, ungi ancora dall'alto, Signore, tutti quelli che stanno seguendo il tuo figliolo attraverso questo internet, Signore. Che chiunque si accosterà e guarderà in alto con il suo sguardo, non solo quello dagli occhi, ma con lo sguardo del cuore e dell'anima, stasera avrà un miracolo grande, Padre, un miracolo che i suoi occhi e il suo cuore e la sua anima avrà la gioia, la felicità. In eterno. Grazie, papà. Alleluia. Santo sei, Signore, Dio dell'universo. Il cielo e la terra sono tutti pieni della tua gloria.
osanna nell'alto dei cieli. Grazie, Padre. Ancora, Padre, siamo sicuri che tu starai vicino a noi stasera. E dato che c'è questa gioia che tu sei vicino a noi, Padre, noi ci mettiamo da parte, Padre. Siamo sicuri che tu parlerai al posto nostro stasera. Lo sento nel cuore, Padre. E sono sicuro, Padre, che tu non ci deluderai stasera quando tu parlerai. Grazie, Padre. Alleluia. Santo, santo, santo sei, Signore. Grazie per ogni cosa. Nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Padre mio, hai già fatto il primo miracolo. Si era cancellato tutto quello che avevamo pregato. Hai visto il mio dispiacere nel mio cuore e tu l'hai fatto comparire di nuovo, Padre. E io riconosco che tu sei qui, alla presenza, che possiamo sentirla palpitandola con la nostra mente, con il nostro cuore e con la nostra anima, Padre. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Gloria a Dio e a Gesù Cristo, il nostro amato fratello, salvatore di tutto l'universo, Padre Santo Dio d'amore. Giunto a questo punto ci arrendiamo nelle tue mani e ti vogliamo presentare stasera, Signore, questo bellissimo passo nella parola che tu hai fatto scrivere dai tuoi servi in Prima Corinzi 13. Sì, Padre, noi siamo vuoti stasera su quello che dobbiamo dire nella parola tua, neanche avuto il tempo di leggerlo stasera questo bellissimo passo, ma soltanto l'idea che mi hai messo nella mente e nel mio cuore di tutta la notte e tutto il giorno. Sono sicuro che tu mi riempirai con la tua potenza e grandezza dall'alto, buon Padre Celeste, non solo in quello che dobbiamo dire stasera che ci riempie, ma anche di benedizione eterna in tutto il tempo che staremo qui accanto a te e anche quando andremo a dormire. Siamo sicuri che tu ci cullerai con la tua potente mano tra le tue braccia. Oh, buon Padre, sento le tue vibrazioni. Padre, grazie, come uscire bene, alleluia. Papà, tu sei santo per tu verso Padre. Stasera, Padre, siamo sicuri che non solo che ci riempirai totalmente di benedizione, di salute, di potenza, di Spirito Santo e di ogni cosa, Padre, non solo a noi che siamo qui presente in questa chat, ma anche quelle che abbiamo nei dintorni di casa nostra, lungo le strade dei nostri paesi e lungo la via di tutto l'universo, Padre, dove c'è un ammalato, Padre, dove c'è un ospedale, dove c'è una clinica. Siamo sicuri che tu stasera passerai il tuo angelo, Padre, per dirle come quando passò nell'Egitto, in ogni porto dove non c'era il tuo, il sangue dell'agnello veniva distrutto, e dove c'era il sangue dell'agnello veniva salvata quella casa. E stasera, Padre, sicuramente quest'angelo passerà dove qualcuno ha dato il suo cuore e la sua anima al tuo figliolo Gesù Cristo. Siamo sicuri che tu questa notte e questa sera farai giustizia. Grazie, Padre, per questa gioia che tu hai messo nel cuore e nell'animo mio questa giornata, la nottata precedente, e questa sera, Padre.
Grazie, Padre, per questa potenza dall'alto, che tu oggi, il tuo servo, Padre, grazie, Signore, mio Dio, Padre mio, oggi ancora dall'altra, Signore, tutti quelli che stanno seguendo il tuo figliolo attraverso questo internet, Signore, che chiunque si accosterà e guarderà in alto. Amen. Questa sera ho un altro programma in evidenza. Alla fine della serata, se ancora Facebook ci tiene ospiti, vi farò una sorpresa. Intanto leggeremo quello in inglese. Glory to God and to Jesus Christ, our beloved brother, Savior of the whole universe, Holy Father, God of love. At this point, we surrender in your hands and we want to present to you this beautiful step in the word that you have made to write by your servants in 1 Corinthians 1300. Yes, Father, we are empty tonight on what we have to say in your word, even had time to read this beautiful step tonight. But only the idea that you put in my mind and in my heart all night is all day. I am sure you will fill me with all power and greatness from the high or good heavenly Father, and not only in what we have to say tonight that fills us with, but also of eternal blessing in all the time that we will be here next to you. And even when we go to sleep, we are sure that you will cradle us with your powerful hand in your arms, oh good Father. I feel your vibrations, Father. Thanks. How to get out? Well, hallelujah, Dad. You are holy for everything, the Father universe and Father. Tonight we are sure that not only will you fill us totally with the blessing of the health of the power of the Holy Spirit and of everything, Father, not only to us who are here in this chat, but also those we have around us are along there. Roads of our countries and along the way of the whole universe, Father, where there is a sick, Father, where there is a hospital, where there is a clinic, we are sure that tonight will pass your Father angel to say how when I pass in the Egypt, in every door where there was not yours, the blood of the Lamb was destroyed, and where there was the blood of the Lamb, the house was saved. And tonight, Father, surely this angel passed error, and where some has given his heart, his soul to your Son Jesus Christ, we are sure that tonight, this evening, you will do justice. Thank you, Father, for this joy that you have put in my heart and soul this day. The previous night is this evening, Father. Thank you, Father, for that you are power from above, that you today, your servant, Father. Thank you, my God, my Father, today again. From the other, Lord, all those who are following your Son through this internet, so that anyone will cost and will look up. Gloria, Signore. Alleluia.
Alleluia. Come vedete, il file si è cancellato e lo sto rifacendo. Adesso lo salviamo, eventualmente si dovrebbe cancellare un'altra volta. Bene. Bene, mie care nella grazia, siamo pronti per leggere Prima Corinzi 13. Se avete una Bibbia, sicuramente l'avrete. Prendete questo passo. Oppure adesso la ricerco io e ve la trasferisco in chat. Attendete un attimo. Guardatemi come faccio, così io vi ho spedito questa Bibbia. Vedete, da qui andate a cercare il passo, Prima Corinzi. Ecco, quando avete cercato il passo, Prima Corinzi, andate a vedere i numeri dei capitoli. Noi ci interessa il numero 13. Allora, cliccando il 13, ecco, e si apre il 13. Vedete qua, si è aperto tutto il capitolo 13. Ed è in italiano da questo lato e in inglese da questo lato. Poi, selezionato, vedete quanti versetti ci sono. Qui mi dice, sono 13 versetti. Li posso selezionare tutti quanti insieme, perché ce la fa Facebook a prenderle. E ve le trasferisco in Facebook. Così li potete leggere dalla chat. Chi non ha la Bibbia li può leggere dalla chat direttamente. Ecco. Ecco. Avete tutto il capitolo messo nella chat. Perfetto. Lo potete leggere benissimo da lì,
oppure se avete la Bibbia vi viene più favorevole. Bene. Nella mia Bibbia è intitolato questo capitolo con un testo bellissimo. Non so da voi quale versione avete. Qui il titolo è L'eccellenza dell'amore. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Sto attaccando il registratore. L'eccellenza dell'amore. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. E dal primo versetto dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Cosa ci vuol dire con questo versetto, questo capitolo? Con il primo versetto ci dà un ammaestramento totale dell'amore, della grandezza, della potenza del figliolo di Dio. Gesù è amore. E quando uno non ha amore, è come una campana stonata. Dentro di lui subentra una lesione di amarezza, una lesione di disturbi psichici e mentali, perché diventa come una campana stonata. E qui dice: se parlasse le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Un suono che non richiama a quello naturale che Dio ha creato in lui. Avete presente quando vi ammalate di raffreddore? Che cosa succede quando uno si ammala di raffreddore? Io sono stato raffreddato recente, questa settimana. Tutta la settimana sono stato raffreddato e non mi riconoscevo più della voce. Addirittura qualcuno non mi ha riconosciuto che ero io. Non dico chi è. Ma qualcuno non mi ha riconosciuto. E così è l'uomo o la donna che non ha amore per gli altri. È come quando si raffredda, che prende un virus e si ammala con un raffreddore continuo e con un disturbo interno che soffre da morire. Io ci ho passato questa settimana. Ancora l'ultimo giorno è stato questa notte, mentre il Signore mi cullava e mi riscaldava con il suo grande amore. Come è stato bello, miei cari. Questa notte lui ha liberato tutto quello che era contaminato dal virus del raffreddore. Ha fatto piazza pulita.
perché io ho contato su di lui e lui mi ha liberato. E qui vediamo che quando uno non ha amore è paragonato da parte mia come quando si raffredda. Ecco, si raffredda dalla parola di Dio, si allontana e diventa senza amore. Uno che si allontana dalla parola di Dio diventa senza amore. Come dice la parola di Dio, un cembalo squillante, un rame risonante, o uno squillante cembalo. Cari nella grazia, è meraviglioso sapere che quando uno ama va tutto in guadagno. In guadagno che non c'è niente da paragonare, perché chi vive nella spiritualità di Dio resta sempre nella gioia e nell'amore. Mi fa segno che il microfono si è fermato, copiamolo, nell'eventualità si dovrebbe cancellare. Facciamolo leggere adesso. State attenti, eh? L'eccellenza dell'amore. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza, e dal primo versetto dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Cosa vuol dire con questo versetto? Questo capitolo con il primo versetto ci dà un ammaestramento totale dell'amore e della grandezza della potenza del figliolo di Dio. Gesù è amore. E quando uno non ha amore è come una campana stonata dentro di lui, subentra una lesione di amarezza, una lesione di disturbi psichici e mentali, perché diventa come una campana stonata. E qui dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo, un suono che non richiama a quello naturale. Dio ha creato e lui avete presente. Quando vi ammalate di raffreddore, che cosa succede? Quando uno si ammala di raffreddore, io sono stato raffreddato recente questa settimana, tutta la settimana sono stato raffreddato e non mi riconosce. Più della voce, addirittura qualcuno non mi ha riconosciuto che ero io, non dico chi è, ma qualcuno non mi ha riconosciuto, e così è l'uomo o la donna che non ha amore per gli altri, è come quando si raffredda che prende un virus e si amava con un raffreddore continuo e con un disturbo interno che soffre da morire. Io ci ho passato questa settimana, ancora l'ultimo giorno è stato questa notte, mentre Signore mi cullava e mi riscaldava con il suo grande amore. Come è stato bello, mia cara, questa notte lui ha liberato tutto quello che era contaminato con dal virus e del raffreddore, ha fatto piazza pulita, perché io ho contato su di lui e lui mi ha liberato. E qui vediamo che quando uno non ha amore, paragonato da parte mia come quando si raffredda, ecco, si raffredda dalla parola di Dio, si allontana e diventa senza amore. Uno che si allontana dalla parola di Dio diventa senza amore, come dice la parola di Dio, un cembalo squillante, un rame risonante o uno squillante cembalo. Carina, grazie. Meraviglioso sapere che quando uno ama va tutto il guadagno che non c'è. Amen. Copiamo questo in Facebook, ve lo ingollo, così lo potete leggere benissimo. Ecco, ve l'ho copiato, adesso lo ingolliamo.
Si è chiuso di nuovo il programma. Ah, è qui. Ah, gloria a te, Padre. Questo è il secondo miracolo che mi fai. Grazie, Padre. Gloria a te. Salviamolo di nuovo. Salva. Ecco. Salva. Sì. Grazie Padre che tu stai miracolando questa sera a tutti noi. Vi faccio sapere che il Signore mi ha fatto dare anche il primo file che si era smarrito. Grazie Signore. Alleluia. Gloria a te Padre. Non c'è Dio grande come te. Alleluia. Salva. Gloria a te, Signore. Alleluia. Bene. Signore, stasera stai dando veramente autorità a tutti di riconoscerti, anche quelli di lontano. Quando vedranno questo video, riconosceranno che tu sei in mezzo a noi. Gloria a te, Padre. Alleluia. Amen. Stiamo per leggere quello in inglese. Attenti, eh? The excellence of love. Now I will show you a way that is the way par excellence is from the first verse says, if I spoke the tongues of men and angels, but I had no love, I would be a resonant copper or a clanging cymbal. What does this verse mean? Chapter with the first verse gives us a total teaching of the love of the greatness of the power of the Son of God. Jesus is love, and when one does not love is like a jar out of tune. A lesion of bitterness enters an injury of mental and mental disorders because it becomes like an unlit bell. And here it says, if I spoke the tongues of men and angels, but I did not have love, the first would be a resonant copper or a clanging cymbal, a sound that does not recall the natural one and God created. And he, you know, when you get sick with cold, what happens when one gets cold? I have been cooled. Recently, this week, the whole week, I have been chilled and does not recognize me anymore of the voice. Even someone did not recognize me that I was. I do not say who he is, but someone did not recognize me. And sir is the man or woman who has no love for others, and how when he cools that he takes a virus, and he loved a continual cold and with an internal disturbance that suffers from dying. I spent there this week, still the last day was this night, while Lord cradled me and warmed me with his great love. How nice was my dear this night. He released all that was contaminated with the cold virus, made a clean sweep because I counted on him, and he freed me. And here we see that when one does not love, compared on my part, is when it cools down. Here it cools from the word of God, move away and become. Without love, one who moves away from the word of God becomes without love, as the word of God says, a clanging harpsichord, a resonating copper, or a bright cymbal. Cute, thank you, it is wonderful pairs.
that when one loves it is all the gain that is not there. Amen. Adesso copiamo. Copia e incolla in Facebook. Chi è inglese o capisce la lingua inglese lo può leggere dalla chat. Adesso lo incolliamo nel nostro programma nuovo, che vi farò una sorpresa. Salva. Bene. Sto attaccando di nuovo il registratore. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i mondi, ma non avessi amore, non sarei nulla. Caspita. Caspiterina. Ma allora ci conviene amare. Ci conviene proprio dare amore a tutta volontà. E saremo paragonati all'eccellenza, come dice come testo, l'eccellenza dell'amore. Se noi amiamo, siamo i padroni di tutto ciò che vediamo. È nostro. Perché Dio ce l'ha donato. Ci ha fatto di dono come eredi universali. E qui dice, se avessi il dono di profezia, figuratevi, proprio se fosse un profeta, il dono di profeta, e non avrebbe amore, niente, non fosse niente. Niente, assolutamente niente, non ha valore. E se conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i mondi, ma se non avessi amore, non sarei nulla. Mamma mia! Mamma mia! Oh Signore, che bello poterti amare e amare il tuo popolo, perché il tuo popolo è diventato la mia dolce famiglia. Grazie.
Figlio mio. Non ti allarmare più. Tu sei mio. Ormai mi appartiene. Grazie, Padre. Alleluia. Alleluia, papà. Alleluia. Lo sapevo, papà. L'ho sentito tutta la notte, padre, e tutto il giorno, padre. Non potevo dubitare di te. No! No, papà. Non potevo dubitare. Grazie. È giunto a questo momento, padre, che sono qui davanti a te, padre. Ti metto davanti tutta l'umanità, padre. Consola ancora tutti loro, Signore, che hanno bisogno. Chi un bisogno, chi un altro, padre. Sostienili, aiutali e benedicili, padre, tutti. Da più piccolo a più grande, da più grande a più piccolo, papà. Grazie, padre. Nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliolo benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, Signore. Il microfono si è fermato di nuovo. Copia. Ascoltiamo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i mondi ma non avessi amore, non sarei nulla, caspita caspiterina, ma allora ci conviene amare, ci conviene proprio dare amore a tutta volontà e saremo paragonati alle eccellenze, come dice come testo Lele l'eccellenza dell'amore, se noi amiamo siamo i padroni di tutto ciò che è.
Vediamo è nostro perché Dio ce l'ha donato già fatto di dono come erede universale. Qui dice se avessi il dono di profezia, figurati proprio se fosse un profeta il dono di profeta e non avrebbe amore. Niente non fosse niente, niente, assolutamente niente non ha valore se conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma se non avessi amore non sarei. Nulla, mamma mia, oh Signore, che bello poterti amare e amare tuo popolo perché il tuo popolo è diventato la mia dolce famiglia, figlio mio, non ti allarmare più, tu sei il mio, ormai mi appartieni. Amen. Lo sto mettendo nella chat in Facebook. Adesso lo mettiamo nel nuovo programma che vi farò una sorpresa. Salva. Copiamo inglese, copia, state attenti che parte l'inglese. If I had the gift of prophecy and knew all the mysteries and all the science and I had all the faith in order to move the worlds, but I had no love, I would not be anything Caspi to Caspitrina, but then we should love to love, we just give love to all will and we will be compared to excellences, as Lele says, the excellence of love. If we love, we are the masters of all that we see as ours, because God gave it to us already made of dolo. It was universal air. And here he says, if I had the gift of prophecy, figured if it was a prophet, the gift of prophet, and would not have love, nothing was nothing, nothing. Absolutely nothing has no value. And if I knew all the mysteries and all the science, and I had all the faith so as to move the mountains, but if I had no love, I would not be anything, mamma, my mother. Oh Lord, how nice to be able to love you and love your people, because your people have become my sweet family, my son. Do not be alarmed anymore, you are mine, now I belong to you there. Gloria a Dio. Ve lo trasferisco nella chat. Ingolliamo nel programma nuovo. Perfetto. Salva. Ok. Cancella.
Sto attaccando di nuovo il registratore. E qui dice chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Vedete, a volte profetizzare ci vuole anche giudizio, ci vuole anche sapienza prima di parlare, contare, se possibile, fino a 1000. E poi, mentre uno conta fino a 1000, se gli viene dallo Spirito di parlare in profezia, poi può parlare benissimo, perché mentre ha contato fino a 1000, lo Spirito ha lavorato il pensiero che doveva dire. Perché a volte, quando noi parliamo senza attendere ciò che dobbiamo dire, potremmo anche sbagliare. Potremmo dire delle cose che non desideriamo vederle, assaporarle, e magari a volte mettiamo un giudizio o qualcosa che non viene da Dio. Diciamo cose insensate, cose che potevamo fare a meno. Perciò il consiglio che lo Spirito di Dio stasera mi ha dato: cerchiamo di stare calmi. Prima che parliamo, contiamo. Contiamo, non vi preoccupate, se riuscite a contare fino a 1000, prima di parlare è meglio. Ma se non riuscite, contate più di quanto potete. E poi, quando lo Spirito è proprio invocato, poi parlate, date prima di ogni cosa conforto all'uomo, alla donna che avete davanti, al bambino, al vecchio, a tutto quello che vi viene davanti, che sta aspettando da voi un aiuto, con sincerità e con amore e con potenza. Ecco lì avviene la vera profezia, perché non viene più dal vostro intimo delle viscere, ma avviene dallo Spirito di Dio, perché Dio vi ha guidato attraverso la vostra meditazione, attraverso il vostro aspettare il giudizio che Dio vi metteva tra la vostra bocca, all'interno della lingua, e dando il suo fiato a far fuoriuscire l'alito di vita e parlare Lui. Io non so, a volte ho momenti di amnesia, non ricordo certi momenti, non so che cosa mi succede, ma so che dentro di me entra una pace enorme. Certe volte dura secondi, minuti, non so cosa mi succede, ma una cosa sola so, che dentro di me avviene la totalità pace interiore ed esteriore. Questo è il mio consiglio di stasera: attendere la benedizione di Dio, che ci guida anche nel parlare di una buona parola detta con sincerità e con l'attesa e la benedizione di Dio. Saremo tutti operatori di pace.
E qui dice ancora nel quarto capitolo, chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Cosa ci vuole dire con questo? A volte mi dicono: ma tu non parli lingua, Angelo? No, io non parlo in lingua. Non lo so perché. Questa sera sto leggendo qualcosa di meraviglioso. Chissà quante volte l'ho letta, ma non l'ho capita. Stasera può darsi che è entrata qualche cosa dentro la mia testolina che me l'ha fatto capire. Dice: chi parla in altra lingua edifica se stesso. Solo se stesso. Ma perché? Perché edifica solo se stesso se parla in lingua? Perché se dovrebbe edificare qualcun altro, deve essere un altro preso dallo stesso spirito per comprendere ciò che lui dice. Questo è lo spirito di Dio che ve l'ha detto. Ma chi profetizza edifica la Chiesa. Chi profetizza così, nella lingua nativa, nella lingua che tutti quelli che sono in chiesa o nelle strade o nei cortei o sulle vie, in tutto l'universo, o con l'altoparlante o con il microfono o in online o nei video, che profetizza e profetizza secondo lo spirito, edifica la Chiesa e tutti quelli che fanno le vice della Chiesa. Perché a volte, se noi ci atteniamo a ciò che lo Spirito di Dio mette dentro di noi e lo facciamo fuoriuscire secondo il suo ordine e secondo il momento giusto, propizio, quella è la profezia verace che scintilla come queste stelle che vedete nel video, fuoriesce e contamina tutto l'universo. E dal quinto versetto gloria a Dio, alleluia, Padre, santo sei, santo sei, Signore, meraviglioso sei, Signore, gloria a tuo nome, santo.
Gloria a tuo nome, Signore. Sto attaccando il microfono in italiano. Ascoltiamo. E qui dice che profetizza, io invece parlo agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Vedete, a volte profetizzare ci vuole anche giudizio, ci vuole anche sapienza prima. Di parlare, contare se è possibile fino a 1000, e poi mentre uno conta fino a 1600 viene dallo spirito di parlare in profezia, poi può parlare benissimo perché mentre ha contato fino a 1000 lo spirito ha lavorato il pensiero che doveva dire, perché a volte quando noi parliamo senza attendere ciò che dobbiamo dire potremmo anche sbagliare, potremmo dire delle cose che non desideriamo vederle, assaporarle, e magari a volte mettiamo in giudizio qualcosa che non viene da Dio, diciamo cose insensate, cose che potevamo fare a meno. Perciò il consiglio che lo Spirito di Dio stasera mi ha dato: cerchiamo di stare calmi prima che parliamo, contiamo, vi preoccupate se riuscite a contare fino a 1000 prima di parlare meglio, ma se non riuscite contate più di quando potete, poi quando lo Spirito proprio infuocato, poi parlate da te prima di ogni cosa conforto all'uomo, alla donna che avete davanti, al bambino, al vecchio, a tutto quello che vi viene davanti, che sta aspettando da voi un aiuto con sincerità e con amore e con potenza. Eccoli, avviene la vera profezia, perché non viene più dal vostro intimo delle viscere, ma viene dallo Spirito di Dio, perché Dio vi ha guidato attraverso la vostra meditazione, attraverso il vostro aspettare il giudizio che Dio vi metteva tra la vostra bocca all'interno della lingua, dando il suo fiato a far fuoriuscire l'alito di vita e parlare lui. Io non so, a volte ho momenti di amnesia, non ricordo certi momenti, non so che cosa mi succede, ma so che dentro di me entra una pace enorme, certe volte dura secondi, minuti, non so cosa mi succede, ma una cosa sola so, che dentro di me avviene la totalità pace interiore ed esteriore. Questo è il mio consiglio di stasera: attendere la benedizione di Dio che ci guida anche nel parlare di una buona parola, detta con sincerità e con l'attesa e la benedizione di Dio, saremo tutti operatori di pace. E quindi c'è ancora. Amen. Gloria a Dio. La sto incollando in Facebook. Adesso leggeremo ciò che abbiamo detto in inglese. And here he says that he prophesies, instead he speaks to men a language of edification, of exhortation and consolation. You see, sometimes prophesy, it also takes judgment, it also takes wisdom before speaking. Count if possible up to 1,000, and then while one counts up to 1,000, you from the spirit of speaking and prophecy, then he can speak very well, because while he counted up to 1,000, the spirit worked the thought that he had to say. Because sometimes when we talk without waiting what we have to say, we could even make mistakes, we could say things that we do not want to see them, taste them, and maybe sometimes we put in judgment or something that does not come from God. We say things that we could do without things. So the advice that the Spirit of God gave me tonight, we try to stay calm. Before we talk, we count, we worry. You managed to count up to 1,000 before speaking, better. But if you cannot count more than when you can, and then when you breathed your own fire, then talk to
yourself before anything, comfort to the man, to the woman you have before the child, to the old, to all that comes before you that is waiting for you, a help with sincerity and love and with power. Hear it is the true prophecy, because it no longer comes from your innermost bowels, but it comes from the Spirit of God, because God guided you through your meditation, through your waiting for the judgment that God placed you between your mouth inside the tongue and giving his breath to let the breath out of life and talk to him. I do not know, sometimes I have moments of amnesia, do not remember certain moments. I do not know what happens to me, but I know that inside me enters a huge peace. Sometimes times last seconds, I do not know what happens to me, but only one thing I know, that inner and outer peace takes place within me. This is my advice tonight, to tend God's blessing, which also guides us in speaking of a good word spoken with sincerity and with the expectation is God's blessing. We will all be peacemakers, and therefore there is still. Amen. Gloria a Dio. La sto ingollando in online, in Facebook. Salva. Perfetto. Cancella. Ok. Sto attaccando di nuovo il registratore. Ci vuole dire anche, se distribuissi tutti i miei beni, per aprire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Questo è qualcosa di meraviglioso. A volte io sto mettendo tutto a disposizione dei poveri, dei bisognosi e tutti quelli che mi chiedono aiuto, e mi accorgo che più do, più aiuto le persone, e vedo che
Invece di andare indietro, vado avanti. Dio mi benedice di più. Figuratevi che prima guadagnavo 10 euro all'ora. Adesso guadagno 18 euro all'ora. 18 euro all'ora. Non per dire un vanto, perché io non mi vanto, ma ne sono così felice che più do e più il Signore mi ricompensa con dei doni inestimabili. Questo vuol dire, se noi diamo, lo dobbiamo dare amando le persone. Perché c'è modo e modo di dare aiuto agli altri. Se io dovrei dare tutto quello che guadagno o superfluo in me e poi dico, ah, che cosa ho fatto? E già sto maledicendo ciò che ho fatto. Capite qual è il gioco della matassa che gira per tutto l'universo? Eh? Vedete, finché c'è l'amore, la matassa gira in questo senso, vedete? In questo senso. Voi proiettate nel video, lo vedete all'incontrario, ma sta girando verso senso orario. E sul video lo vedete anteriore orario. Anteorario lo vedete. Questo vuol dire che quando proiettiamo ciò che facciamo e diamo in negativo, va tutto a malora, all'incontrario. Avete afferrato il discorso? Vedete, se diamo a negativo, va all'incontrario. Vedete? Eh? Vedete? E gira all'incontrario così. Vedete? 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 Così. Tutto quello che abbiamo dato è stato perduto se non diamo con l'amore. Dobbiamo amare tutti. Prima che diamo dobbiamo dare amore e poi diamo il resto, quello che possiamo permetterci. A volte anche un piccolo fiore, dice la parola, è segno d'amore. La vecchietta, quando depositò i due spiccioli nel contenitore della chiesa al suo tempo, nella sinagoga, qualcuno ha replicato che aveva messo poco, ma Gesù si trovava lì e disse: questa donna ha messo più di tutti coloro che hanno messo il superfluo. Sapete cos'è il superfluo? Quello che avanza. Noi invece di buttarlo lo diamo. Avete capito? Dobbiamo dare con amore, anche a volte che ci manca per noi, lo dobbiamo dare con amore, sapendo che noi saremo ricompensati dal Dio vivente. E Dio ci benedice. Dio ci benedice come sta benedicendo me. Sta benedicendo me oltremodo. Oltremodo. E qui dice ancora: l'amore è paziente ed è benevolo. L'amore non invidia.
L'amore non si vanta, non si gonfia. Vedete? E dobbiamo essere pazienti. Non ci dobbiamo mai vantare di quell'amore che noi diamo. Anzi, quante persone certe volte si avvicinano a me, o io mi avvicino a loro, e mi guardano e mi dicono: ma tu non sei Angelo Piccone, sai, ti ho visto in internet, così fai tanti video, tante cose. E cercano di rialzarmi con il suo discorso, e io invece mi abbasso, e io dico: io una piccola pietra sono, piccola, piccolissima, una piccola pietra messa nella casa come stipito della casa di Dio. E non mi innalzo mai secondo l'uomo, ma contemporaneamente il Signore mi innalza. Io non so come fa e non lo voglio sapere, so soltanto che mi vedo più in alto. A volte tocco il cielo e mi sento al settimo cielo, ma non lo dico mai a nessuno. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si naprisce, non addebita il male. Vedete? L'uomo non si deve mai comportare male. Mai. Non si deve mai comportare in modo sconveniente, anzi deve ricercare il bene altrui sempre e consigliare agli altri ciò che è meglio per loro. Vedo che il microfono si ferma molto più prima adesso, e noi facciamo una cosa adesso. Cambiamo pagina, così dura di più. Intanto copio questa, la faccio incanalare con MP3, ascoltiamola. Ci vuole dire: anche se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Questo è qualcosa di meraviglioso a volte. Io sto mettendo tutto a disposizione dei poveri, dei bisognosi e tutti quelli che mi chiedono aiuto, e mi accorgo che più do più aiuto alle persone e vedo che invece di andare indietro vado avanti. Dio mi benedica di più. Figuratevi che prima guadagnavo 10 euro all'ora, adesso guadagno 18 euro all'ora, 18 euro all'ora, non per dire un vanto, perché io non mi bando, ma ne sono così felice che più do e più il Signore mi ricompensa con dei doni inestimabili. Questo vuol dire: se noi diamo, lo dobbiamo dare amando le persone, perché c'è modo e modo di dare aiuto agli altri. Se io dovrei dare tutto quello che guadagno superfluo in me e poi dico: a che cosa ho fatto? Dice: sto maledicendo ciò che ho fatto. Capite qual è il gioco della matassa che gira per tutto l'universo? E vedete, finché c'è l'amore, la matassa gira in questo senso. Vedete, in questo senso voi proiettate nel video lo vedete all'incontrario, ma sta girando verso senso orario, e sul video lo vedete anteriore orario, anteorario. Questo vuol dire che quando
proiettiamo ciò che facciamo e diamo in negativo, va tutto a malora all'incontrario, avete afferrato il discorso, vedete se diamo a negativo va all'incontrario, vedete e gira all'incontrario così. Vedete così, tutto quello che abbiamo dato è stato perduto se non ti amo, con l'amore dobbiamo amare tutti, prima che ti amo dobbiamo dare amore e poi diamo il resto quello che possiamo permetterci a. Volte anche un piccolo fiore dice la parola e segno d'amore la vecchietta quando deposito i due spiccioli nel contenitore della chiesa al suo tempo nella sinagoga. Amen. Sto proiettando in Facebook. Perfetto. Adesso andiamo in quello inglese. Attaccando l'inglese. Ascoltiamo. It means even if I distributed all my goods to feed the poor, if I gave my body to be burned and had no love, it would benefit me nothing. This is something wonderful. Sometimes I'm putting everything at the disposal of the poor, of the needy, and all those who ask me for help, and I realize that more I help people, and I see that instead of going back, I go ahead. God bless me more. Imagine that before I earn 10 euros, then now I earn 18 euros, then 18 euros, then not to say a pride because I do not give up, but I am so happy that the more I give it, the more the Lord reward me with priceless gifts. This means if we give it, we must give it loving people, because there is way and way to give help to others. If I should give all that I gain or I do not need in me, and then I say what I did say, I'm wrong saying what I did understand what the game of this game that runs throughout the universe is, you see, until there is love. Itasa runs in this sense, you see, in this sense you projected in the video, you see there. Opposite, but it is turning clockwise is on the video, you see it front hourly time. This means that when we project what we do and we give negative, everything goes to hell. On the contrary, you have grasped the discourse. See, if we give to the negative, it goes backwards. You see, and it goes backwards. So you see, sir, all that we gave was lost. If I do not love you with love, we have to love everyone before I love you. Give love and then give the rest what we can afford. Sometimes even a small flower, says the word, is the old lady's sign of love. When I deposit the too small change in there, container of the church at the time in the synagogue. Sto incollando in Facebook. Ecco. Perfetto. Cambiamo la pagina. Così dura di più, almeno penso io, perché si vede che è stancata.
Gloria a Dio. Sto attaccando il registratore. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Vedete, diventa un credente di primo ordine. Se gli viene proiettato qualsiasi cosa, lui crede, accetta e con semplicità dice sempre sì. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà in me. Ma come? A volte dicono persone, ma come? Sempre sì dici? Sì, dico sempre sì, perché dicendo no, ne vado contrario a ogni cosa. E dicendo sì, trovo tutte le porte aperte. E tutti restano meravigliati. Perché il dire no, a volte ci chiude in noi stessi e anche il colloquio con chi abbiamo davanti, che stiamo parlando, si interrompe, si esaurisce e si attiva. Diventa aspro anche il colloquio che abbiamo con quella persona. Quando diciamo no, si rompono i fili e diventa qualcosa buia. E qui noi dice anche l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite. La lingua, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Vedete, l'amore non verrà mai meno se noi ci presentiamo con la vericità di adempiere, di amare, di proseguire sempre sorridendo, sempre dando quell'aspetto di benignità. Io vi racconto qualcosa che così comprenderete meglio, perché vi è successo a tutti, vi è successo qualcosa del genere. Avete presente quando ci sono dei cani sulla via e mentre camminiamo c'è uno che vi abbaia, e mentre vi abbaia voi che fate? Avete paura? Il cane vi abbaia di più. Se invece di avere paura e di tirarvi indietro con uno scatto indietro, e il cane si accorge che avete paura, già lui sente dal fiato che avete paura, perché mentre avete quello scatto negativo, da voi esce ed emanate quel negativo che avete prodotto con lo scatto che avete fatto. Il cane ha un fiuto eccezionale, un fiuto proprio che addirittura sente con l'odore cose a distanza, e così sente dell'intimo nostro che abbiamo paura quando lui ci ha abbaiato. E invece se voi modellate il vostro carattere quando qualche cane vi dovrebbe abbaiare, e non avete paura, anzi gli sorridete
e gli andate incontro con semplicità. Mentre voi andate camminando verso di lui e sorridete, e come lo chiamate, e come andate incontro con gesti meravigliosi, semplici, lui che fa? Finisce di abbaiare, non abbaia più, e mentre vi avvicinate ancora comincia con la coda a spostarla a destra e a sinistra, e vuole fare le coccole da voi. Vi viene vicino, vi annusa e vuole giocare con voi. Vedete cosa è successo dal negativo del cane contro di voi? Diventa positivo con il vostro cambiamento di personalità. È tutto una matassa che gira, come abbiamo detto prima, in senso orario. Se è positivo, gira in questo senso. Se è negativo, gira all'incontrario. In questo momento lo state vedendo con il riflesso condizionato nel video e viceversa di quello che vedete. Perché quando è positivo, gira senso orario, e quando è negativo, gira anti-orario. E noi vediamo, tramite il segno che vi ho fatto del cane, segni ce ne sono tanti, tantissimi ce ne sono, ma io non ho molto tempo perché adesso si sta facendo tardi e noi dobbiamo completare questo pezzettino del capitolo 13. E qui dice ancora: poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quella che è solo in parte sarà abolito. Vedete, leggo anche il secondo in continuo, dice: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Vedete, noi già vediamo con dei gradini che subentrano sull'era della giovinezza fino alla crescita della personalità nostra. Vediamo che quando eravamo bambini parlavamo da bambini, giocavamo da bambini, credevamo da bambini, non avevamo quell'intelletto di comprendere, di essere obiettivo, di avere una sapienza, di avere una certezza, di avere una fede, non avevamo niente, perciò ragionavamo con quello scatto di bambino. E chissà, chi mi conosce e chi mi conosceva prima sa quanti errori ho fatto e quante cose male fatte che ho fatto. Io lo so, e lo sa anche Dio, e lo sa anche Gesù, ma lui, ringraziato sia, che mi ha perdonato e mi ha messo sulla retta via. E qui dice, vedete, da bambino ragionavo da bambino, adesso che sono cresciuto vado avanti con la meditazione, con l'amore, con la fede di adulto. L'adulto, quando diventa adulto, non perché cresce in statura, ma cresce in spiritualità, nella mente e nello spirito, che Dio lo illumina secondo la fede e la percezione che sta lui aspettando e che sta guidando quel tragitto lungo quella stradina stretta, piccola e angustia che porta verso la strada celeste di Dio. E qui dice: poi che ora vediamo come in uno specchio, vedete, in modo oscuro. Vedete, poco fa ho fatto il segno che io sono qui e proietto sullo specchio del video, e il video lo fa all'incontrario, il giro della mano o del dito, vedete? Invece, e qui ce lo sta dicendo anche
lo rileggo, poiché ora vediamo come uno specchio in modo oscuro. Ora, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto. Caspita, caspiterina. Il microfono si è fermato, ma io il tempo mi sta scadendo e leggo anche il 13° versetto. Vorrà dire che lo avremo nel video. E qui dice: ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Vedete, tutto il tragitto che abbiamo avuto si racchiude in un solo raggio: l'amore. Amore con la maiuscola. Amore con la maiuscola. Chi ama sarà l'uomo più ricco del mondo. Chi ama avrà giustizia, avrà serenità, felicità, lui e tutta la sua stirpe. Perciò da ora in poi vi prego, vi supplico, amate il prossimo più di voi stessi. Più di voi stessi. E quando amate il prossimo più di voi stessi, allora avete trovato il segreto della vera vita in Cristo Gesù. Adesso leggeremo quello che abbiamo detto fino a un certo punto e poi, come vi ho detto, vi farò la sorpresa se abbiamo tempo ancora. Sto leggendo in italiano, attenzione, eh? Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, vedete, diventa un credente di primo ordine. Se gli viene proiettato qualsiasi cosa, lui crede, accetta e con semplicità dice sempre sì. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà in me, ma come a volte di quella persona, ma come sempre si dice sì, dico sempre sì, perché dicendo no ne vado contrario a ogni cosa e dicendo sì trovo tutte le porte aperte e tutti restano meravigliate. Si è spezzato. Lo metto di nuovo da capo perché si è spezzato. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, vedete, diventa un credente di primo ordine. Se gli viene proiettato qualsiasi cosa, lui crede, accetta e con semplicità dice sempre sì. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà in me, ma come a volte di quella persona, ma come sempre si dice sì, dico sempre sì, perché dicendo no ne vado contrario a ogni cosa e dicendo sì trovo tutte le porte aperte e tutti restano meravigliate, perché il dire no a volte si chiude in noi stessi e anche il colloquio con chi abbiamo davanti che stiamo parlando si interrompe, si esaurisce e si diventa aspro. Anche il colloquio che abbiamo con quella persona quando diciamo no si rompono i fili e diventa qualcosa buia e qui noi dice anche l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, la lingua le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, per te l'amore non verrà mai meno se noi ci presentiamo con la verità di adempiere, di amare, di proseguire sempre sorridendo, sempre dando quell'aspetto
di benignità io vi racconto qualcosa che così comprenderete meglio perché vi è successo a tutti. Vi è successo qualcosa del genere? Avete presente quando ci sono dei cani sulla via e mentre camminiamo c'è uno che vi abbaia e mentre vi abbaia voi che fate? Avete paura, il cane che abbaia di più, se invece di avere paura è di tirarvi indietro con uno scatto indietro il cane si accorge che avete paura di a lui, sente dal fiato che avete paura perché mentre avete quello scatto negativo da voi esce ed emanate quel negativo che avete prodotto con lo scatto che avete fatto il cane a un fiuto eccezionale, un fiuto proprio che addirittura si sente l'odore cosa a distanza e così sente nell'intimo nostro che abbiamo paura quando lui ci ha abbaiato e invece se vuoi un modellate vostro carattere quando qualche cane vi dovrebbe abbaiare e non avete paura, anzi io sorridete e andate incontro con semplicità mentre voi andate camminando verso di lui e sorridente e come lo chiamate e come e andate incontro con i gesti meravigliosi semplici lui che fa. Amen. Il file è finito qui, ma noi abbiamo continuato un bel pezzo. L'avete nella registrazione del video. Bene, adesso ve lo metto nel Facebook. Perfetto. Adesso leggeremo in inglese. Attendo che attacco. Inglese. He suffers everything he believes, everything he hopes, all things endures, everything he sees becomes a first-rate believer if he is projected anything he believes accepts and with simplicity he always says yes, yes, sir, like sometimes that person but as always say yes, yes, I always say yes because saying no I go against everything and telling myself I find all the doors open and everyone is amazed because the saying no sometimes closes in ourselves and also the conversation with those we have before we're talking stops is exhausted and it becomes harsh even there. Conversation we have with that person when we say no break the threads and it becomes something dark and here we also say love will never fail, the prophecies will be abolished, the language there. Languages will cease, his knowledge will be abolished, for you love will never be less if we present ourselves with the truth of fulfilling love, to continue always smiling, always giving that as breast of benignity. I will tell you something that you will understand better because it happened to you all, happened something like this, you know, when there are some dogs on the way and as we walk there is someone barking and barking you, you're afraid the dog that barks more, if instead of being afraid it is to pull back with a snap back, the dog notices that you're afraid of, he hears you from there. Breath that you're afraid because while you have that negative clout and emanate the negative that you have produced with the shot that you have made, the dog has an exceptional flair, a sense of smell that even you can smell the thing from a distance and so feels in our intimate, but we're afraid when he barked us and instead if you want to shape your character when some dog should bark you and you're not afraid. In fact, I smile, it's easy to meet as you go walking towards him and smiling and as you call him and how he went with the wonderful simple gestures he does. Bene, vi metto questa nella chat. Questo è l'ultimo. Ecco. Perfetto.
Adesso andiamo a incollarlo. Perfetto, salva. Perfetto. Ora vediamo cosa succede su quello che vi avevo promesso. Salva, file audio. MP3.
sto salvando tutto il file di tutto quello che abbiamo detto stasera in questa chat in italiano. Quando finisce lo salverò lo stesso file in inglese e viceversa lo posso salvare in tutte le lingue del mondo che esistono. Solo che tempo non ce l'ho. Thanks my precious sister and thanks my dear brother and thank you for the beautiful words that you write. Bless you to you and all your family from today and in your families there will be missionaries mucas missionaries that God loves you. Alleluia. Amen. Grazie mia preziosa sorella e grazie mio caro fratello e grazie per le belle parole che scrivi. Io vi benedico a voi e tutta la vostra famiglia da oggi in poi. Nelle vostre famiglie ci saranno moltissimi missionari, come vero che Dio ci ama. Alleluia. Amen. Gloria a Dio e a Gesù Cristo, il nostro amato fratello salvatore di tutto l'universo. Padre Santo Dio d'amore, giunto a questo punto ci arrendiamo nelle tue mani e ti vogliamo presentare stasera, Signore, questo bellissimo passo nella parola che tu hai fatto scrivere dai tuoi servi in 1 Corinzi 13:00. Sì, Padre, noi siamo vuoti stasera su quello che dobbiamo dire nella parola tua, neanche avuto il tempo di leggerlo stasera questo bellissimo passo, ma soltanto l'idea che mi hai messo nella mente e nel mio cuore di tutta la notte e tutto il giorno. Sono sicuro che tu mi riempirai con la tua potenza e grandezza dall'alto, o buon Padre Celeste, e non solo in quello che dobbiamo dire stasera che ci riempie dai, ma anche di benedizione eterna in tutto il tempo che staremo qui accanto a te e anche quando andremo a dormire. Siamo sicuri che tu ci cullerai con la tua potente mano tra le tue braccia. Oh buon Padre, sento le tue vibrazioni. Padre, grazie, come uscire bene. Alleluia. Papà, tu sei santo per tutto l'universo, Padre, e stasera, Padre, siamo sicuri che non solo che ci riempirai totalmente di benedizione, di salute, di potenza, di Spirito Santo e di ogni cosa, Padre, non solo a noi che siamo qui presente in questa chat, ma anche quelle che abbiamo nei dintorni di casa nostra, lungo le strade dei nostri paesi e lungo la via di tutto l'universo, Padre, dove c'è un ammalato, Padre, dove c'è un ospedale, dove c'è una clinica. Siamo sicuri che tu stasera passerai il tuo angelo, Padre, per dirle, come quando passo nell'Egitto, in ogni porta ove non c'era il tuo, il sangue dell'agnello veniva distrutto, e dove c'era il sangue dell'agnello veniva salvata quella casa. E stasera, Padre, sicuramente questa angelo passerà, e ove qualcuno ha dato il suo cuore e la sua anima al tuo figliolo Gesù Cristo, siamo sicuri che tu questa notte e questa sera farai giustizia. Grazie, Padre, per questa gioia che tu hai messo nel cuore e nell'animo mio questa giornata, la nottata precedente e questa sera. Padre, grazie, Padre, per questa potenza dall'alto che tu oggi il tuo servo, Padre, grazie, Signore mio Dio, Padre mio, oggi ancora dall'altra, Signore, tutti quelli che stanno seguendo il tuo figliolo attraverso questo internet, Signore, che chiunque sia costerà e guarderà in alto. Glory to God and to Jesus Christ, our beloved brother Savior of the whole universe, Holy Father, God of love, at this point we surrender in your hands and we want to present to you this beautiful step in the word that you have made to write by your servant in 1 Corinthians 13:00. Yes, Father, we are empty tonight on what we have to say in your word. Even had time to read this beautiful step tonight, but only the idea that you put in my mind and in my heart all night is all day. Uno, I'm sure you will fill me with your power and greatness from the higher good heavenly Father, and not only in what we have to say tonight that fills that unity with, but also of eternal blessing in all the time that we will be here next to you. And even when we go to sleep, we are sure that you will cradle stati uniti with your powerful hand in your arms, or good Father, uno, feel your vibrations, Father, thanks how to get out well. Alleluia, that you are holy for everything, the Father universe and Father tonight. We are sure that not only will you feel stati uniti totally with the blessing of the health, of the power of the Holy Spirit and of everything, Father, not only to stati uniti who are here in this chat, but also those we have around stati uniti, our along the roads of our countries and along the way of the Holy Universe. Verse Father, where there is a sick Father, where
There is a hospital where there is a clinic. We are sure that tonight will pass your father angel to say our when uno passing the Egypt in every door where there was not yours the blood of the lamb was destroyed and where there was the blood of the lamb the house was saved and tonight father surely this angel passera and where some is given his heart is sold to your son Jesus Christ. We are sure that tonight this evening you will do justice. Thank you father for this joy that you have put in my heart and soul this day the previous night is this evening father thank you father for that you are power from above that you today your servant father thank you my good my father today again from the other lord all those who are following your son through this internet sir that anyone will cost and will look up. L'eccellenza dell'amore ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza è dal primo versetto dice se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore sarei un rame nante o uno squillante. Cembalo cosa vuol dire con questo versetto? Questo capitolo con il primo versetto ci dà un ammaestramento totale dell'amore della grandezza della potenza del figliolo di Dio Gesù è amore e quando uno non amore è come una campana stonata dentro di lui subentra una lesione di amarezza una lesione di disturbi psichici e mentali perché diventa come una campana stonata e qui dice se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore sarei un rame risonante o uno squillante cembalo un suono che non richiama a quello naturale e Dio ha creato e lui avete presente quando vi ammalate di raffreddore che cosa succede quando uno si ammala di raffreddore io sono stato raffreddato recente questa settimana tutta la settimana sono stato raffreddato e non mi riconosce più della voce addirittura qualcuno non mi ha riconosciuto che ero io non dico chi è ma qualcuno non mi ha riconosciuto e così è l'uomo o la donna che non ha amore per gli altri e come quando si raffredda che prende un virus e si amava con un raffreddore continuo e con un disturbo interno che soffre da morire io ci ho passato questa settimana ancora l'ultimo giorno è stato questa notte mentre il Signore mi cullava e mi riscaldava con il suo grande amore come è stato bello mia cara questa notte lui ha liberato tutto quello che era contaminato con dal virus del raffreddore ha fatto piazza pulita perché io ho contato su di lui e lui mi ha liberato e qui vediamo che quando uno non amore paragonato da parte mia come quando si raffredda ecco. Si raffredda dalla parola di Dio si allontana e diventa senza amore uno che si allontana dalla parola di Dio diventa senza amore come dice la parola di Dio un cembalo squillante un rame risonante o uno squillante cembalo carina grazie è meraviglioso sapere che quando uno ama va tutto il guadagno che non c'è. The excellence of love now uno will show you a way that is the way par excellence is from the first verse says if he spoke the tongues of men and angels but uno had no love uno would be a resonant capar or a clanging cymbal what does this verse mean? Chapter with the first verse gives stati uniti a total teaching of the love of the greatness of the power of the son of God Jesus is love and when one does not love is like a jar out of tune. A lesion of bitterness enters an injury of mental and mental disorders because it becomes like an unlit bell and here it says if he spoke the tongues of men and angels but uno did not love love uno would be a resonant capar or a clanging cymbal a sound that does not recall the natural one and God created and he, you know when you get sick it's cold what happens when one gets cold uno have been cold recently this week the whole week uno have been chilled and does not recognize me anymore of the voice. Even someone did not recognize me that uno was uno do not say who he is but someone did not recognize me and so is the man or woman who is no love for others and how when he cools that he takes a virus and he loved a continual cold and with an internal disturbance that suffers from dying uno spent there this week still the last day was this night while Lord cradled me and warmed me with his great love how nice was my dear this night he released all that was contaminated with the cold virus made a clean sweep because uno counted on him and he freed me and here we see that when one does not love compared on my part as when it cools down here it cools from the word of God move away and become without love one who moves away from the word of God becomes without love as the word of God says a clanging harpsichord resonating capar or a bright cymbal cute sang cue it is wonderful pers that when one loves it is all the gain that is not there.
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i mondi ma non avessi amore non sarei nulla. Caspita caspiterina, ma allora ci conviene amare, ci conviene proprio dare amore a tutta volontà e saremo paragonati alle eccellenze, come dice come testo Lele, l'eccellenza dell'amore. Se noi amiamo siamo i padroni di tutto ciò che vediamo, è nostro perché Dio ce l'ha donato già fatto di dolo come erede universale. E qui dice se avessi il dono di profezia, figurati proprio se fosse un profeta il dono di profeta e non avrebbe amore, niente, non fosse niente, niente, assolutamente niente, non ha valore. E se conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma se non avessi amore non sarei nulla. Mamma mia, oh Signore, che bello poterti amare e amare tuo popolo, perché il tuo popolo è diventato la mia dolce famiglia. Figlio mio, non ti allarmare più, tu sei il mio, ormai mi appartieni. If yield the gift of prophecy and know all the mysteries and all the science and yield all the faith in order to move the worlds, but uno and all of uno would not be anything. Caspita caspiterina, but then we should love to love, we just give love to all will and we will be compared to excellence, as Lele says, the excellence of love. If we love we are the masters of all that we see is ours, because God gave it to Stati Uniti already made of dolo as universal air. And here he says if yield the gift of prophecy. Figured if it was a profit, the gift of profit, and would not have love, nothing was nothing, nothing, absolutely nothing is no value. And if he knew all the mysteries and all the science and yet all the faith so as to move the mountains, but if he had no love, uno would not be anything. Mama, my mother, oh Lord, how nice to be able to love you and love your people, because your people have become my sweet family, my son. Do not be alarmed anymore, you are mine now, uno belong to you. E qui dice che profetizza, io invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Vedete, a volte profetizzare ci vuole anche giudizio, ci vuole anche sapienza prima di parlare, contare se possibile fino a mille, e poi mentre uno conta fino a mille, sei viene dallo spirito di parlare in profezia, poi può parlare benissimo, perché mentre ha contato fino a mille lo spirito ha lavorato il pensiero che doveva dire. Perché a volte quando noi parliamo senza attendere ciò che dobbiamo dire, potremmo anche sbagliare, potremmo dire delle cose che non desideriamo vederle, assaporarle, e magari a volte mettiamo in giudizio o qualcosa che non viene da Dio, diciamo cose insensate, cose che potevamo fare a meno. Perciò il consiglio che lo Spirito di Dio stasera mi ha dato, cerchiamo di stare calmi prima che parliamo, contiamo, contiamo, vi preoccupate. Sei riuscita a contare fino a mille prima di parlare, meglio, ma se non riuscite contate più di quando potete, e poi quando lo Spirito proprio infuocato poi parlate, date prima di ogni cosa conforto all'uomo, alla donna che avete davanti, al bambino, al vecchio, a tutto quello che vi viene davanti, che sta aspettando da voi un aiuto, con sincerità e con amore e con potenza. Ecco lì avviene la vera profezia, perché non viene più dal vostro intimo delle viscere, ma viene dallo Spirito di Dio, perché Dio vi ha guidato attraverso la vostra meditazione, attraverso il vostro aspettare il giudizio che Dio vi metteva tra la vostra bocca all'interno della lingua e dando il suo fiato a far fuori uscire l'alito di vita e parlare lui. Io non so, a volte ho momenti di amnesia, non ricordo certi momenti, non so che cosa mi succede, ma so che dentro di me entra una pace enorme, certe volte dura secondi, minuti, non so cosa mi succede, ma una cosa sola so, che dentro di me avviene la totalità pace. In questo è il mio consiglio di stasera, attendere la benedizione di Dio che ci guida anche nel parlare di una buona parola detta con sincerità e con l'attesa. È la benedizione di Dio, saremo tutti operatori di pace. E quindi c'è ancora. And here he says that he prophesies instead, he speaks to men a language of edification, of exhortation and consolation. You see, sometimes prophesy it also takes judgment, it also takes wisdom before speaking. Count if possible up to mille and ten, while one counts up to 1,000. You from the spirit of speaking in prophecy, then he can speak very well, because while he counted up to mille, the spirit worked the thought that he had to say, because sometimes when we talk without waiting what we have to
Say we could even make mistakes, we could say things that we do not want to see them, test them, and maybe sometimes we put in judgment or something that does not come from God. We say things that we could do without things, so the advice that the Spirit of God gave me tonight, we try to stay calm before we talk, we count, we worry. You managed to count up to 1,000 before speaking better, but if you cannot count more than when you can and then when you breathe to your own fire, then talk to yourself. Before anything, comfort to the man, to the woman you have before the child, to the old, to all that comes before you that is waiting for you, help with sincerity and love and with power. Here it is the true prophecy, because it no longer comes from your innermost bowels, but it comes from the Spirit of God, because God guided you through your meditation, through your waiting for the judgment that God placed you between your mouth inside the tongue and giving his breath to let the breath out of life and talk to him who do not know. Sometimes you have moments of amnesia, do not remember certain moments, uno do not know what happens to me, but uno know that inside me enters a huge peace. Sometimes times last seconds, uno do not know what happens to me, but only one thing, uno know that inner and outer peace takes place within me. This is my advice tonight to tend God's blessing, which also guides state unity in speaking of a good word spoken with sincerity and with the expectation is God's blessing, we will all be peacemakers and therefore there is still. Ci vuole dire anche se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore non mi gioverebbe a niente. Questo è qualcosa di meraviglioso, a volte io sto mettendo tutto a disposizione dei poveri, dei bisognosi e tutti quelli che mi chiedono aiuto e mi accorgo che più do più aiuto le persone e vedo che invece di andare indietro vado avanti. Dio mi benedica di più, figuratevi che prima guadagnavo 10 euro, allora adesso guadagno 18 euro, allora 18 euro, allora non. Per dire un vanto, perché io non mi bando ma ne sono così felice che più do e più il Signore mi ricompensa con dei doni inestimabili. Questo vuol dire se noi diamo lo dobbiamo dare amando le persone, perché c'è modo e modo di dare aiuto agli altri. Se io dovrei dare tutto quello che guadagno o ho superfluo in me e poi dico a che cosa ho fatto, dice sto male dicendo ciò che ho fatto, capite qual è il gioco della matassa che gira per tutto l'universo e vedete finché c'è l'amore la matassa gira in questo senso, vedete in questo senso voi proiettate nel video lo vedete all'incontrario, ma sta girando verso senso orario, è sul video lo vedete anteriore orario, anteorario. Questo vuol dire che quando proiettiamo ciò che facciamo e diamo in negativo va tutto a malora all'incontrario, avete afferrato il discorso, vedete se diamo a negativo va all'incontrario, vedete vedete e gira all'incontrario, così vedete così tutto quello che abbiamo dato è stato perduto. Se non ti amo con l'amore dobbiamo amare tutti, prima che ti amo dobbiamo dare amore e poi diamo il resto, quello che possiamo permetterci, a volte anche un piccolo fiore, dice la parola, è segno d'amore. La vecchietta, quando deposito i due spiccioli nel contenitore della chiesa al suo tempo nella sinagoga, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, vedete diventa un credente di prim'ordine. Se gli viene proiettato qualsiasi cosa lui crede, accetta e con semplicità dice sempre sì sì Signore, sia fatta la tua volontà in me, ma come a volte di quella persona, ma come sempre si dice sì, dico sempre sì, perché dicendo no ne vado contrario a ogni cosa e dicendo sì trovo tutte le porte aperte e tutti restano meravigliate, perché il dire no a volte si chiude in noi stessi e anche il colloquio con chi abbiamo davanti che stiamo parlando si interrompe, si esaurisce e sia diventa aspro anche il colloquio che abbiamo con quella persona. Quando diciamo no si rompono i fili e diventa qualcosa buia, e qui noi dice anche l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, la lingua, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita per te, l'amore non verrà mai meno. Se noi ci presentiamo con la verità di adempiere, di amare, di proseguire sempre sorridendo, sempre dando quell'aspetto di benignità, io vi racconto qualcosa che così comprenderete meglio perché vi è successo a tutti, vi è successo qualcosa del genere. Avete presente quando ci sono dei cani sulla via e mentre camminiamo c'è uno che vi abbaia, e mentre vi abbaia voi che fate? Avete paura, il cane che abbaia di più, se invece di avere paura è di tirarvi indietro con uno scatto indietro, il cane si accorge che avete paura di a lui, sente dal fiato che avete paura, perché mentre avete quello scatto negativo da voi esce ed emanate quel
negativo che avete prodotto con lo scatto che avete fatto. Il cane ha un fiuto eccezionale, un fiuto proprio che addirittura si sente l'odore cosa a distanza, e così sente nell'intimo nostro che abbiamo paura quando lui ci ha abbaiato. E invece, se vuoi un modellate vostro carattere quando qualche cane vi dovrebbe abbaiare e non avete paura, anzi io sorridete e andata incontro con semplicità mentre voi andate camminando verso di lui e sorridente, e come lo chiamate e come è andata incontro con i gesti meravigliosi, semplici, lui che fa. He suffers everything, he believes everything, he hopes all things, endures everything, he sees, becomes a first rate believer, if he is projected anything, he believes, accepts, and with simplicity he always says yes, yes, sir, let your will be done in me, but last sometimes that person but last always say yes, yes, uno always say yes, because saying no, I go against everything and telling myself uno find all the doors open and everyone is amazed, because the saying no sometimes closes in ourselves and all. So the conversation with those we have before we are talking stops is exhausted and it becomes harsh. Even the conversation we have with that person when we say no break the threads and it becomes something dark, and here we also say love will never fail, the prophecies will be abolished, the languages will cease, knowledge will be abolished for you, love will never be less if we present ourselves with the truths of fulfilling love, to continue always smiling, always giving that last breath of benignity will tell you something that you will understand better, because it happened to you, all happened something like this. You know, when there are some dogs on the way and as we walk there is someone barking and barking, you are afraid the dog that barks more. If instead of being afraid it is to pull back with a snap back, the dog notices that you are afraid of, hears you from the breath that you are afraid, because while you have that negative click from you come out and emanate the negative that you have produced with the shot that you have made, the dog has an exceptional flair, a sense of smell that even you can smell the thing from a distance, and so feels in our intimate that we are afraid when he barked stat unity. And instead, if you want to shape your character when some dog should bark you and you're not afraid, in fact, is mille. It's easy to meet as you go walking towards him and smiling, and as you call him and how he went with the wonderful simple gestures he does. Gloria a Dio. Tutta la gloria va a Dio, Gesù. Come avete visto, la sorpresa ve l'ho fatta. Adesso ve ne faccio un'altra, Dio permettendo. Allora, c'è qualche scrittura che dovrebbe essere corretta, ma il tempo non ce l'ho stasera. Facciamo così. Allora. Adesso lo faremo in inglese. Inglese. Voilà. Stati Uniti d'America. Lo faremo più basso perché è troppo alto. Allora. Se non prendo errore dovrebbe essere... set. Perfetto, volume accendo. Perfetto. Allora, inglese. Salva con nome.
salvando il file in inglese e ve lo faccio ascoltare più calmo. Ho abbassato la velocità. Perfetto. Salva. Adesso lo sta salvando. Nell'altro profilo sto trasferendo Davide e Giuseppe. Giuseppe venduto dai fratelli. Ecco, il file è completo. Adesso lo ascolteremo. Thanks, my precious sister, and thanks, my dear brother, and thank you for the beautiful words that you write. I bless you to you and all your family from today, and then in your families there will be missionary as much as missionaries that God loves you. Alleluia. Amen. Grazie, missing in action, preziosa sorella, e grazie mio caro fratello, e grazie per le belle parole che scrivi. Io six benedico a voi e tutta la vostra famiglia da oggi in poi nel vostra famiglia si saranno moltissimi
mi missionary cum vero che dio ci ama alleluia amen. Gloria a Dio e a Gesù Cristo il nostro amato fratello Salvatore di tutto il universo Padre Santo Dio d'amor giunto a questo punto ci rendiamo nel Tuesday mani e ti vogliamo presentar stasera signore. Signore, questo bellissimo passo nella parola che tu hai fatto scrivere di tuoi servi in Prima Corinzi 13:00 si padre noi siamo vuoti stasera su quello che dobbiamo dire nella parola tua niente avuto il tempo di leggerlo stasera questo bellissimo passo ma soltanto l'idea che mi hai messo nella mente nel mio cuore di tutta la notte e tutto il giorno sono sicuro che tu mi riempirai con la tua potenza e grandezza dall'alto o buon padre celeste non solo in quello che dobbiamo dire stasera che ci riempirai ma anche di bene di Zioni eterni in tutto il tempo che stiamo qui accanto a te anche. Quando andremo a dormire siamo sicuri che tu ci colorai con la tua potente mano tra le tue braccia o buon padre sento le tue vibrazioni padre grazie come uscire bene alleluia papa tu sei Santo per tutto il universo Padre stasera Padre siamo sicuri che non solo che ci riempirai totalmente di bene di Zioni di salute di potenza di Spirito Santo e di ogni cosa padre non solo a noi che siamo qui present in questa chat ma anche quel che abbiamo nei dintorni di casa nostra lungo la strada dei nostri pisi e lungo la via di tutto il universo padre dove sei un ammalato padre dove sei un ospedale dove sei una clinica siamo sicuri che tu stasera passerà il tuo angelo padre per perdere come quando passo nel agito in ogni porta of non Sierra il tuo il sangue del agnello veniva distrutto e dove Sierra il sangue del agnello veniva salvata quella casa stasera padre sicuramente questo angelo passerà e of qualcuno ha dato il suo cuore la sua anima al tuo figliolo Gesù Cristo siamo sicuri che tu questa notte e questa sera
Faragiestizia grazie Padre per questa gioia che tu hai messo nel cuore e nel animo mio questa giornata la notata pregante e questa sera Padre grazie Padre per questa potenza dall'alto che tu oggi il tuo servo Padre grazie Signore mio Dio Padre mio oggi ancora dall'altro Signore tutti quelli che stanno seguendo il tuo figliolo attraverso questo internet Signore che chiunque sia costerà e guarderà in alto. Glory to God and to Jesus Christ, our beloved brother, Savior of the whole universe, Holy Father, God of love. At this point, we surrender in your hands and we want to present to you this beautiful step in the word that you have made to write by your servants in 1 Corinthians 13. 00 Yes, Father, we are empty tonight on what we have to say in your word. Even had time to read this beautiful step tonight, but only the idea that you put in my mind and in my heart all night is all day. I am sure you will fill me with your power and greatness from the high or good heavenly Father, and not only in what we have to say tonight that fills us with, but also of eternal blessing in all the time that we will be here next to you. And even when we go to sleep, we are sure that you will cradle us with your powerful hand in your arms. Or good Father, I feel your vibrations. Father, thanks how to get out well. Alleluia. Dad, you are holy for everything, the Father universe. And Father, tonight we are sure that not only will you fill us totally with the blessing of the health, of the power, of the Holy Spirit, and of everything, Father, not only to us who are here in this chat, but also those we have around us are along the roads of our countries and along the way of the whole universe, Father, where there is a sick, Father, where there is a hospital, where there is a clinic, we are sure that tonight will pass your Father angel to say how when I pass in the Egypt in every door where there was not yours, the blood of the Lamb was destroyed, and where there was the blood of the Lamb, the house was saved. And tonight, Father, surely this angel passera, and where some has given his heart, his soul to your Son Jesus Christ, we are sure that tonight, this evening, you will do justice. Thank you, Father, for this joy that you have put in my heart and soul this day, the previous night is this evening, Father. Thank you, Father, for that you are power from above, that you today your servant, Father. Thank you, my God, my Father, today again from the other Lord, all those who are following your Son through this internet, sir, that anyone will cost and will look up
Eleca lenza del amor ora six mostriro una via che e la via per eccellenza e dal primo veretto di se si parla cle lingui degli uomini e degli angeli ma non avessi amor sereti un rame risen anti o uno squillant. Cembalo cosa vuol dire con questo veretto questo capitolo con il primo veretto sia un amastramento total del amor della grandezza della potenza del figliolo di Dio Gesù e amor e quando uno non amor e come una campana stonata dentro del we subentra una lesione di amarezza una lesione di disturbi sicisi e mentali perci diventa come una campana stonata e chi dice se parla cle lingui degli uomini e degli angeli ma non avessi amor sereti un rame risen anti o uno squillant cembalo un. Suono che non richiama a quello naturale Dio ha creato il we avet present quando six amalate di raffreddor che cosa succede quando uno si amala di raffreddor io sono stato raffreddato recent questa settimana tutta la settimana sono stato raffreddato e non mi riconoscevo più della voce ad I ridere qualcuno non mi ha riconosciuto che ero io non dico ci e ma qualcuno non mi ha riconosciuto e così l'uomo o la donna che non ha amor per gli altri e come quando si raffredda che prendon. Virus esi amava con un. Raffreddor continuo e con un disturbo interno che soffre di morire io si ho passato questa settimana ancora l'ultimo giorno e stato questa notte mentre signore mi colava e mi riscaldava con il suo grande amor. Come è stato bello mia cara questa notte lui ha liberato tutto quello che era contaminato con dal virus del raffreddor ha fatto piazza pulita perci io ho contato su di lui mi ha liberato e chi vediamo che quando uno non amor paragonato de part mia come quando si raffredda ecco. Si raffredda dalla parola di Dio si allontana e diventa senza amor uno che si allontana dalla parola di Dio diventa senza amor come dice la parola di Dio un cembalo squillant un rame risen anti o uno squillant
quilancem velo carina grazie e meraviglioso sapere che quando uno amava tutto il godogno che non si. The excellence of love. Now I will show you a way that is the way. Par excellence is from the first verse says, if I spoke the tongues of men and angels, but I had no love, I would be a resonant copper or a clanging cymbal. What does this verse mean? Chapter with the first verse gives us a total teaching of the love of the greatness of the power of the Son of God. Jesus is love, and when one does not love is like a jar out of tune. A lesion of bitterness enters, an injury of mental and mental disorders, because it becomes like an unlit bell. And here it says, if I spoke the tongues of men and angels, but I did not have love, I would be a resonant copper or a clanging cymbal, a sound that does not recall the natural one. And God created, and he, you know, when you get sick with cold, what happens when one gets cold? I have been cooled recently this week, the whole week I have been chilled, and does not recognize me anymore of the voice. Even someone did not recognize me that I was. I do not say who he is, but someone did not recognize me, and so is the man or woman who has no love for others. And how when he cools that he takes a virus, and he loved a continual cold, and with an internal disturbance that suffers from dying. I spent there this week, still the last day was this night, while Lord cradled me and warmed me with his great love. How nice was my dear this night. He released all that was contaminated with the cold virus, made a clean sweep, because I counted on him and he freed me. And here we see that when one does not love, compared on my part as when it cools down, here it cools from the word of God, move away and become without love. One who moves away from the word of God becomes without love, as the word of God says, a clanging harpsichord, a resonating copper or a bright cymbal. Cute, thank you. It is wonderful pairs that when one loves, it is all the gain that is not there. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo di spostare i mondi, ma non avessi amore, non sarei nulla. Caspita, caspiterina, ma allora se I convina Maria. Se I convene proprio dare amore tutta volonta e saremo paragonati alla eccellenza cum dies cum testo leal eccellenza del amore. Sennoi amiamo siamo i padroni di tutto, cio che vediamo e nostro perci dio. Ciel ha donato gia fatto di dolo cum erid universale e chi dice se avessi il.
Dono di profezia figurati proprio esse fosse un profeta il dono di profeta e non avrebbe amor niente non fosse niente niente assolutamente niente non ha valore esse conoscesse tutti i misteri e tutta la scienza avessi tu de la fede in modo disposter I monti ma essi non avessi amor non sarei nulla mamma mia o signore che bello pater di amore e amore tuo popolo perci il tuo popolo e diventato la mia dolce famiglia figlio mio non ti allarmare più tu essi il mio orme mi appartieni. If I had the gift of prophecy and knew all the mysteries and all the science and I had all the faith in order to move the worlds but I had no love I would not be anything caspita caspiterina but then we should love to love we just give love to all will and we will be compared to excellences as Leal says the excellence of love if we love we are the masters of all that we see is ours because God gave it to us already made of dolo as universal air and here he says if I had the gift of prophecy figured if it was a prophet the gift of prophet and would not have love nothing was nothing nothing absolutely nothing has no value and if I knew all the mysteries and all the science and I had all the faith so as to move the mountains but if I had no love I would not be anything mama my mother oh Lord how nice to be able to love you and love your people because your people have become my sweet family my son do not be alarmed anymore you are mine now I belong to you they E chi dice che profetizza io in vis parla agli uomini un linguaggio di edificazione di esortazione e di consolazione vedete volte profetizza ci vuole anche dizio ci vuole anche sapienza prima di parlar con te se possibile fino a 1000 e poi mentor uno conta fino a 1000 se I vien dallo spirito di parlar in profezia poi più parlar benissimo perci mentor ha contato fino a 1000 lo spirito ha lavorato il pensiero che doveva dire perci a volte quando noi parlamo senza attendere cio che dobbiamo dire potremmo anche sbagliare potremmo dire del cos che non desideriamo vedere l'assaporarla e magari a volte mettiamo in giudizio o qualcosa che non viene da Dio diciamo cos insensate cos che Vemo fair meno percio il concilio che lo spirito di Dios tesserum mi ha dato cerchiamo di star con my
prima che parlamo contiamo six preoccupate si riuscita a contare fino a 1,000 prima di parlare meglio ma si non riuscite contate più di quando potete e poi quando lo spirito proprio infuocato poi parlate di te prima di ogni cosa conforto all'uomo alla donna che avete davanti al bambino al vecchio a tutto quello che sixvin davanti che sta aspettando di voi un aiuto con sincerità e con amore e con potenza sa eccoli avin la vera profezia perci non vin piu dal vostro intimo del viserum ma vin dallo spirito di Dio perci Dio six ha guidato attraverso la vostra meditazione attraverso il vostro aspettar il giudizio Dizio che Dio six metava tra la vostra bocca all'interno della lingua e dando il suo fiato a far fuori scire la lito di vita e parlare l'uio non so a volte home momenti di amnesia non ricordo certi momenti non so che cosa mi succede ma so che dentro di me entra una pace enorme certi volte dura secondi minuti non so cosa mi succede ma una cosa sola so che dentro di me avvien la totalità pace interiore ed esteriore questo il mio consiglio distasera attendere la bene dizione di Dio che si I guide anche nel parlare di una buona parola detta con sincerità e con elatiza. E la benedizione di Dio saremo. Tutti operatori di pace e quindi si ancora. And here he says that he prophesies instead he speaks to men a language of edification, of exhortation and consolation. You see, sometimes prophesy it also takes judgment, it also takes wisdom before speaking, count if possible up to 1,000, and then while one counts up to 1,000 you from the spirit of speaking in prophecy, then he can speak very well, because while he counted up to 1,000 the spirit worked the thought that he had to say, because sometimes when we talk without waiting what we have to say, we could even make mistakes, we could say things that we do not want to see them, taste them, and maybe sometimes we put in judgment or something that does not come from God. We say things that we could do without
things, so the advice that the Spirit of God gave me tonight, we try to stay calm before we talk, we count, we worry. You managed to count up to 1,000 before speaking better, but if you cannot count more than when you can, and then when you breathe to your own fire, then talk to yourself. Before anything, comfort to the man, to the woman you have before, the child to the old, to all that comes before you that is waiting for you, a help with sincerity and love and with power. Here it is the true prophecy, because it no longer comes from your innermost bowels, but it comes from God, because God guided you through your meditation, through your waiting for the judgment that God placed you between your mouth inside the tongue, and giving his breath to let the breath out of life and talk to him. I do not know. Sometimes I have moments of amnesia, do not remember certain moments. I do not know what happens to me, but I know that inside me enters a huge peace. Sometimes times last seconds, I do not know what happens to me, but only one thing I know, that inner and outer peace takes place within me. This is my advice tonight, to tend God's blessing, which also guides us in speaking of a good word spoken with sincerity and with the expectation is God's blessing. We will all be peacemakers, and therefore there is still C.I. Vuoli dire anc S.E. distribusi tutti I mei beni per nutrire I poveri S.E. desi il mio corpo a essere arso e non avessi amor non mi giovrebbe niente, questo e qual cosa di meraviglioso a volte io sto met en Endo tutto a disposizione dei poveri dei bisognosi e tutti quelli che mi chiedono aiuto e mi accorgo che più do più aiuto le persone, vedo che investi andare indietro, vedo avanti dio mi benedica di più figurativi che prima guadagnavo 10 euros all'ora, adesso guadagno 18 euros all'ora, 18 euros all'ora non per dire un vanto perci io non mi bando, ma ne sono così felice che più do e più il Signore mi ricompensa con dei doni inestimabile. Questo vuol dire sono I diamo lo dobbiamo dare mando el le persone perci si e modo di dare aiuto agli altri se io dovrei dare tutto quello che guadagno o superfluo in me e poi dico a che cosa ho fatto di sto mail dicendo io che ho fatto capit qual il gioco della matassa che gira per tutto l'universo e vedit
finch cla mor la mata sagira in questo. Senso vidit in questo. Senso voi proia etate nel video lo vidit all in contrario ma sta girando verso senso orario e sol video lo vidit anterior orario anti orario questo vuol dire che quando proia etiamo cio che faxiamo mo e diamo in negativo va tutto amalra all in contrario avit afferato il discorso vidit se diamo a negativo va all in contrario vidit vidit e gira all in contrario cosi vidit cosi tutto quello che abbiamo dato e stato perduto se non tiamo con l'amor da bimo amore tu di prima che tiamo da bimo. Dare oi diamo il resto quello che possiamo permettersi a volte anche un piccolo fiore di sla parola e segno d'amore la vecchietta quando deposito I do spicciali nel contenitore della chiesa al suo tempo nella sinagoga. Soffer ogni cosa spera, ogni cosa sopporta, ogni cosa vita diventa un credente di primordin se glivin proia etato quals yash cosa lui creed accetta e con semplicita di semper si signore sia fatta la tua volonta in me ma cum a volte di quella persona ma cum semper si dico semper si perci dicendo non evado contrario a ogni cosa e dicendo si trovo tut le port aperte e tutti restano meravigliate perci il dire no a volte si caud in no istasi e anche il colloquio con chi abbiamo davanti che stiamo parlando si interrompe si e sorrisi e si e diventa aspro anche il colloquio che abbiamo con quella persona quando diciamo no si rompono I fili e diventa qualcosa. Cosa bia e chi noi dice anche l'amor non vera mai meno le profesi verano abolite la lingua le lingui cesarano e la conoscenza vera abolita per te l'amor non vera mai meno noi ci presentiamo con la verità di adempiere di amore di prosgire semper sorridendo semper dando quell'aspetto. Di benignità io 6 racconto.
Qualcosa c'è così comprendere meglio per ci six e successo a tutti six e successo qualcosa del genere avid present quando si sono dei cani sola via e mentre caminimo si uno c'è six abea e mentor six abea voi che fate avit pora il cane che abea di pius in vis di avrapora e di tirar v indietro con uno scatto indietro il cane si accorge che avit pora del we sente dal fiato che avit pora perci mentor avid quello scatto negativo de voi es ed emanate col negativo che avid prodotto con lo scatto che avid fatto il cane ha unfuto exianali unfuto proprio che ad iridera si sente l'odor cosa adist onsa e cosi sente nell'intimo nostro che abbiamo pora quando we see I ha abbeato e in vis se voi un model late vostro carattere quando qualche cane six dovrebbe abbeare e non avid pora anzi io sordid e andata incontro con semplicita mentor voi andate camminando verso del we e sordent e cum lo chiamate e cum e andata incontro con I gesti. Meraviglio si semplicil we che fa. He suffers everything he believes, everything he hopes, all things endures, everything he sees becomes a first-rate believer if he is projected anything he believes accepts and with simplicity he always says yes, yes sir, let your will be done in me but as sometimes that person but as always say yes yes I always say yes because saying no I go against everything and telling myself I find all the doors open and everyone is amazed because the saying no sometimes closes in ourselves and also the conversation with those we have before we are talking stops is exhausted and it becomes harsh even the conversation we have with that person when we say no break the threads and it becomes something dark and here we also say love will never fail the prophecies will be abolished the languages will cease as knowledge will be abolished for you love will never be less if we present ourselves with the truth of fulfilling love to continue always smiling always giving that as breast of benignity I will tell you something that you will understand better because it happened to you all happened something like this you know when there are some dogs on the way and as we walk there is someone barking and barking you. You are afraid the dog that barks more if instead of being afraid it is to pull back with a snap
back, the dog notices that you are afraid of. He hears you from the breath that you are afraid, because while you have that negative click from you, come out and emanate the negative that you have produced with the shot that you have made. The dog has an exceptional flair, a sense of smell that even you can smell the thing from a distance, and so feels in our intimate that we are afraid when he barked us. And instead, if you want to shape your character when some dog should bark you and you're not afraid. In fact, I smile. It's easy to meet as you go walking towards him and smiling, and as you call him and how he went with the wonderful simple gestures he does. Gloria a Dio. Per questa sera abbiamo chiuso con questo file in inglese. Spero che gli inglesi l'abbiano accettato con tutto il cuore. Io ho fatto del mio meglio. Spero di fare più meglio la prossima volta. Adopererò ancora dei meccanismi, dei programmi ancora più migliori. Sicuramente faremo dei filmati con queste file ancora più sofisticate, più migliori. E sicuramente il Signore ci benedirà ancora. Con questo vi saluto nella pace del Signore. Stasera le mani ce l'ho libere e vi abbraccio come se il Signore abbraccia me, così, e vi stringo tra le mie braccia e vi cullo come il Signore questi giorni ha cullato me. E quattro baci. Uno, due, tre e quattro, e ve li mando a tutti quanti. Dio ci benedica. Ci sentiremo domani mattina alle 5, Dio volendo. Nel frattempo vi faccio sapere che chiudendo questa chat non va più avanti per questa notte, e vi prego di passare nell'altro profilo Angelo Picone. Sto lanciando il filmato di Giuseppe in Egitto. È già arrivato a un certo punto, è filmato, ma è molto interessante. Dio ci benedica, buonanotte a tutti quanti. Amen.